Auto parcheggiate in divieto di sosta sulle strisce pedonali e in prossimità degli scivoli per i disabili, un centro storico senza regole. A dispetto dei segnali stradali e della presenza dei vigili, molti infatti non rispettano le prescrizioni previste dal codice della strada e spesso accedono nell'isola pedonale in Corso Umberto, soprattutto nelle ore notturne, o non rispettano gli orari della zona a traffico limitato in Corso Vittorio Emanuele, disservizi dei quali la nostra redazione più volte si è occupata e di cui ancora una volta siamo tornati ad interessarci, questa volta andando a trovare il comandante della Polizia Municipale per chiedergli quali interventi sono previsti in centro storico per risolvere il problema, premesso come dichiarato dal comandante Diego Beruga, che al momento non è possibile avviare servizi notturni vista la carenza d'organico del corpo. Solo 62 i vigili a disposizione del comando. Per quanto riguarda nello specifico il centro storico, a seguito dell'istituzione della zona a traffico limitato e dell'area pedonale che già era esistente prima, abbiamo in corso la redazione di un progetto per un controllo elettronico della zona. Ci sono delle postazioni che verranno allocate in alcuni punti di accesso al centro storico e chi non osserva la segnaletica collocata, i divieti di accesso, i divieti di sosta o l'area pedonale, è il sistema elettronico stesso che verifica la targa del mezzo, controlla se è un veicolo autorizzato o meno ad entrare e qualora non risponda a questa situazione eleva la relativa sanzione in modalità automatica. Questo è un sistema abbastanza complesso per poterlo realizzare e come ovvio necessitano delle risorse che in fase di bilancio contiamo vengano approntate, il progetto è in corso di redazione. E una volta realizzato l'impianto e avuta l'omologazione ministeriale, il sistema, diciamo, effettuerà questa attività in maniera automatica, non c'è l'esigenza dell'operatore di polizia che proceda ad accertare le relative violazioni. L'attività non si ferma solo al centro storico perché la città non è solo fatta di questa parte del territorio, è importante dove ci sono tante problematiche, ma puntiamo anche a una maggiore efficacia nel controllo del territorio anche nel resto della città. A tal fine abbiamo già acquistato ed è nei prossimi giorni dovremmo ricevere la consegna uno strumento elettronico da collocare su una pattuglia che consente di effettuare delle verifiche diciamo a strascico dei veicoli che sono in sosta nelle varie parti della città.